il centralismo ferro, l'egemonia della classe operaia sul movimento contadino, eccetera. I metodi impiegati per il raggiungimento di questo risultato si dimostrarono più adatti a mantenere il potere che a rispondere alle istanze sociali, culturali e politiche avanzate dai diversi movimenti nazionali. Qui è interessantissimo, per esempio, ricostruire queste cose attraverso un libro di Pipes sulla storia americana, che non è tradotto in Italia, in genere Pipes fu tradotto molto tardi perché era uno storico di tipo conservatore, mentre da noi è stato tradotto molto di più un trotskista, un abilissimo trotskista di Cambridge, che è Carr, che è un trotskista di Cambridge, e i nostri libri, i suoi libri sono tradotti da Inaz. Ora, negli anni 30, lo storico medievista Georgi Petrovich Fedotov, emigrato a Parigi, avanzò la previsione che il probabile crollo dell'URSS sarebbe stato accompagnato da una riedizione, anche cruenta, della secessione dall'URSS delle sue componenti nazionali. E i popoli secessionisti sarebbero stati tentati di regolare i loro conti con il potere sovietico, rifacendola se in primo luogo contro il popolo russo che abitava quelle regioni. E così è stato dopo il 1991, e il processo è in divenire. Non dobbiamo nasconderci il fatto, perciò, che i russi risentono della mancanza dell'impero, non solo per ciò che i russi chiamano velico del Shah, cioè il culto di grande potenza, ma in senso socio-psicologico, come forma naturale dell'etnos eurasiatico. In questo senso, la coscienza post-sovietica reagisse dolorosamente sia al 17 all'ottobre come al 1991. E Stalin viene ricordato quale restauratore dell'impero, non quale architetto dello stalinismo, oggi in Russia. E cosa ci riserverà l'avvenire dipende assai poco dell'Italia. Qui faccio un inciso sull'Italia ora. All'epoca, ritorno al 18, 1900, l'Italia non fu associata all'elaborazione di questa politica. Anzi, il governo italiano fu tenuto deliberatamente all'oscuro della riunione anglo-francese del 23 dicembre e non fu informato del suo contenuto. C'era una ragione in questo ostracismo. Sì, De Bisognino, che era allora il ministro degli esteri, che era in fondo quello che guidava la politica estera dell'Italia, perlomeno fino al 18, era contrario allo smembramento dell'impero russo. Andava contro la sua questo smembramento andava contro la sua concezione dell'equilibrio europeo. Il nemico principale per lui rimaneva il bolscevismo, non la Russia, che avrebbe voluto fare un intervento, eccetera, che non fu fatto perché non c'erano sinistre le forze, ma soprattutto perché i francesi e gli inglesi non lo volevano, non interessavano. Era contrario, Sordino, anche alla politica dell'Enda Russia, impostata appunto quelle conferenze, perché presupponeva e anticipava l'altro aspetto della Delenda Austria. Quindi non voleva, Sordino, neppure la distruzione dell'impero austro-ungarico, interessantissimo. Come l'Italia era disposto solo a riconoscere l'indipendenza della Polonia, ma senza lo sbocco al mare. Mise in guardia che la creazione del corridoio polacco avrebbe costituito una mina a scoppio ritardato nel cuore dell'Europa. Ciò spiega, più che la scarsezza dei mezzi, l'esigua presenza di truppe italiane nella guerra civile russa. Un battaglione solo nella regione di Murmansk e una legione vedente costituita da un migliaio di ex prigionieri trentini e dalmati russi. Questo è l'impegno dell'Italia in quella guerra. Questa posizione dell'Italia verso la Russia, di mantenimento della comunità dell'impero, eccetera, è una costante di lungo periodo della politica italiana. Mussolini la perseguì fino al 1941. Se vi interessa vi posterei addirittura consigliare il mio libro su questo, sulla politica fascista verso la Russia e viceversa. E la Repubblica Italiana ha fatto lo stesso, almeno dopo il 1960, non si è allontanata da questa direttrice, pur appartenendo l'Italia a un campo opposto, a uno schieramento opposto. E anche in considerazione di ciò, non possiamo meravigliarci se oggi gran parte dell'opinione pubblica italiana è insofferente sia alle attuali sanzioni imposte dalla Russia. Questo bisogna dirselo chiaramente, perché segue una costante politica che perlomeno dal 1861 la posizione dell'Italia verso la Russia. Questa è la prima riflessione che mi viene, diciamo così, mi è piaciuta fare, perché in fondo è anche forse la meno conosciuta. La seconda però è un'altra, ed è
la frattura storica tra comunismo e riformismo. Se oggi la rivoluzione russa d'ottobre conserva un significato, è stato ben conosciuto già, esso non è tanto per le sue conquiste, ma per ciò che ha smosso in tutto il mondo, in cerchi sempre più ampi. L'impatto certamente della rivoluzione d'ottobre, soprattutto, fu più forte nei paesi vinti, nella Germania, nella frontiera, ci sono rivoluzioni, tentativi, eccetera, sarebbe interessante vedere, ma insomma non abbiamo tempo. Meno forte fu nei paesi vincitori, in Francia e in Gran Bretagna. In Francia vinse addirittura a destra nell'elezione del 19, l'impatto fu minore. E c'è una spiegazione: chi possedeva poi i titoli del debito russo, che furono nazionalizzati dai bolscevichi, piccoli risparmiatori, non potevano essere favorevoli alla rivoluzione. L'Italia fu invece il paese vincitore, fu un'eccezione. Le masse socialiste vissero la rivoluzione d'ottobre nello schema millenaristico di Thomas Vincent, il predicatore protestante, il capo delle guerre contadine. La vissero come una sorta di miracolo intervenuto nel terzo anno della più terribile delle guerre ad impedire la consumazione e la rovina del popolo. Questo fu nelle masse contadine, nelle masse italiane, operaie e anche negli intellettuali. Anche per il giovane Gramsci, la rivoluzione d'ottobre, la citato prima l'onorevole Cicchitto, che scrisse il famoso articolo La rivoluzione contro il capitale, anche per Gramsci la rivoluzione d'ottobre fu un vero miracolo, tanto maggiore in quanto avvenuto dove Marx non l'attendeva. Se uno si legge bene gli articoli giovanili di Gramsci giovanili, il linguaggio di Gramsci assume talora toni religiosi. Quella rivoluzione, che dice, materiata di ideologia più che di fatti, per cui in fondo poco ci importa saperne di più di quanto sappiamo, queste sono citazioni, questo tono rivela l'origine ontologica del suo concetto di rivoluzione, come qualcosa di pensato, al di là di ogni verifica fenomenica, cioè che vale a dire che fu il suo mito ad avere giocato il ruolo maggiore. Certamente c'era la lontananza dalla Russia, le motivazioni delle censure più dure che impedivano di avere informazioni. Turati diceva: bisogna avere più luce, dateci più luce per conoscere questi fatti. E questo giocò una sua parte in quella interpretazione millenaristica della rivoluzione, ma non era questo il solo fattore. Occorre tuttavia precisare e spiegare meglio questa attrazione mitopoietica suscitata in Italia dalla rivoluzione. Essa non si potrebbe capire prescindendo dal fatto che tra il governo italiano che aveva voluto la guerra e il popolo che l'aveva fatta vi erano meno mediazioni che in altri paesi occidentali. E in questo senso non è azzardato pensare che il mito della rivoluzione d'ottobre servì più che altrove a riempire un vuoto che le masse tentavano di colmare attraverso un'azione diretta. Fare come i russi, famoso slogan. Nel luglio 1919 i soviet si costituirono in tantissimi luoghi d'Italia, si chiamavano diversi luoghi anche soviet e annonari, che esercitarono una sorta di perquisizione, di redistribuzione di libri, di saccheggi anche, in quasi tutte le regioni italiane. Qui c'è un articolo su questo annale che lo elucida molto bene, attraverso anche delle cartine geografiche che fanno vedere dove questo fenomeno. Si pensa sempre al 20, ma il 20 è un altro episodio. Questo è il 19 e fare come in Russia. In Toscana, una delle regioni, insieme alla Puglia, dove i soviet annonari furono più attivi, il fenomeno è passato sotto il nome di bocci-bocci, cioè fare il bolscevismo. Questo significa fare il bolscevismo. Questo fu il diciannovismo, un movimento non di tipo rivendicazionistico, ma sovversivo, anarcoico. Qui Malatesta era chiamato il Lenin d'Italia, Enrico Malatesta. Si vedeva il disordine, scrisse Lenin, in quel bellissimo libro, il diciannovismo, o 4 anni di carcere, un libro stupendo, incredibile. Non il mutamento che stava dietro di esso, o dentro di esso. Si vide il disordine, non il mutamento. E qui i socialisti si dividono, su questo punto i socialisti si divisero. I riformisti, Turati, Mondolfo, Treves e Modigliani, seguirono percorsi più coerenti con la loro storia. Non accettarono l'autorità del fatto compiuto dai bolscevichi, perché la rivoluzione attinse la sua universalità, la sua autorevolezza, la sua autorità dal fatto compiuto.
poteva pensare così. E loro capivano bene che l'effettività dell'esercizio del potere era altra cosa rispetto alla sua legittimità. Avevano presentito che la rivoluzione bolscevica avrebbe condotto inevitabilmente al trionfo dell'utopia sulla vita, che i salti comunistici avrebbero richiesto l'uso pianificato della violenza e del terrore. Io qui delle citazioni sul terrore, ma delle risparmio. I massimalisti invece i massimalisti abbracciarono la rivoluzione, discussero per mesi sul avanti chi si diletterebbe, vedrebbe, come si organizzano i soviet, quindi una gerarchia, in senso articoli su articoli di questi soviet, e non passarono all'azione. I giovani intellettuali comunisti divennero leninisti, con quel che ne consegue, e qui bisogna essere conseguenti, loro lo furono. Il primato della prassi sulla pedagogia riformista, che era espressione della pedagogia riformista di un socialismo umanitario attraversato da venature tostoiane, questo è il socialismo riformista. Per Lenin invece il socialismo andava forgiato dalla dittatura del proletariato, diretta da un partito centralizzato e soprattutto militarizzato. Qui un aspetto veramente interessante di come si militarizza il partito bolscevico rispetto anche alla rivoluzione del 1905, cioè è un partito militarizzato. E quindi, vabbè, qui io entro poi in dei particolari che è meglio che se qualcuno mi fa la domanda. Allora, ed era un partito militarizzato, e quindi il socialismo andava introdotto non con l'educazione, come era lo scopo del riformismo, eccetera, ma dalla propaganda. La violenza stessa per Lenin ha un valore pedagogico. In questo quadro, lo scontro fra comunismo e riformismo, in generale, comunismo e socialdemocrazia, divenne inevitabile e assegnato il destino di tutto il Novecento. Il riformista fu considerato il nemico principale, più pericoloso dei cento neri che erano i reazionari russi, in quanto più prossimo e perciò più spregevole. Io vorrei fare delle citazioni qui anche dagli scritti di Gramsci, come si riferisce a Turati, come chiama i riformisti, eccetera, eccetera. Certo. Quindi guardate che questo è della storia, il mantra della storia, come io concluderò dicendo queste cose. Da quanto precede, tratto la seguente conclusione. Non furono i partiti comunisti a creare il mito della rivoluzione, dottore. Fu piuttosto quel mito a creare il movimento comunista mondiale. Con la conseguenza che le sorti del comunismo furono indossabilmente legate alla Russia sovietica. L'aveva già capito e scritto Zino Zini, una coscienza dell'epoca, un intellettuale di sinistra, un uomo di cui diario è pubblicato da Feltrinelli qualche anno fa, quindi possiamo anche leggersi questa considerazione. In una pagina del diario dell'ottobre 1920, Zino Zini scrive: come un giocatore che punta tutta la sua fortuna sopra una carta sola, i comunisti italiani hanno fondato su quel simbolo l'intero programma loro. È perfettamente naturale che si facciano della rivoluzione russa la leva sentimentale della loro propria rivoluzione, ma il pericolo che corrono è evidente. Se domani il sistema sovietista cade, non possono sfuggire al disastro. E così è stato. Il Partito Comunista trovò quindi nell'Unione Sovietica il suo principale motivo di credito, ma dopo il 1956 anche il principale motivo del suo discredito. E proprio nel 1956, un anno incredibile per le cose che sono state e che sono avvenute, il PC perse la sua ragione d'essere. Togliatti rimase impigliato nel dilemma, probabilmente inestricato, della difesa dell'imperialismo moscovita da una parte e della via italiana al socialismo dall'altra. Era molto difficile fare, diciamo, sintesi fra queste due posizioni. Certamente aveva un attenuante. La dipendenza di ogni partito comunista dalla patria del socialismo non era un vincolo esterno, era un'identità, era dentro ciascun militante. Noi siamo frutti storici, non siamo così giovani, ma abbiamo vissuto molto. In questo senso lo possiamo anche testimoniare. E non essendo il partito al potere, come era invece il partito comunista al potere nei diversi paesi dell'Europa orientale, il comunismo da noi conservava almeno in parte il fascino emancipatorio dell'idea. Perciò l'idea comunista sarebbe sopravvissuta più a lungo all'ovest che non all'est. Lo vedo anche nelle mie città, in Toscana, ci sono addirittura dei fondatori e partiti comunisti che rinascono, quindi c'è ancora
est, in Polonia non lo vedete, in Ungheria neanche, e in Cecoslovacchia tanto meno, capito? Questo è il problema. E anche questa fu la causa, o è stata la causa, della seconda rimozione del Partito Comunista dopo il 1989. Né la caduta del muro di Berlino, né il crollo degli Ursi hanno ricomposto l'Italia alla scissione di rivolta, né superato l'antitesi ideologica tra comunismo e socialismo. Colletti, Lucio Colletti, ci aveva avvertito che la fuoriuscita dal mondo comunista sarebbe stata difficile e complessa, perché il comunismo presenta tutti i caratteri di una religione. Perciò la fuoriuscita da esso configurerebbe quel che i cristiani delle origini chiamavano metanoia, una traslocazione radicale dell'anima, la caduta di una forma mentis, di una tradizione intellettuale, peraltro radicatissima. Erich Osborn lo testimonia in quanto comunista, e gli riconosce di appartenere a quella generazione per la quale la rivoluzione d'ottobre rappresentò la speranza del mondo. E per quanto consapevole del suo fallimento, quel sogno è ancora in qualche parte dentro di lui e aspetta solo essere recuperato alla stregua di come le mani di un esperto riescono a recuperare la memoria dall'hard disk del computer. Ciò che dice Osborn vale per una parte troppo ampia. Se è vero che qualche anno fa un giornale aperto come il Riformista scrisse quanto leggo, una parte troppo ampia della sinistra italiana si sente ancora più vicina ai comunisti sotto ogni spoglia che non ai socialdemocratici e ai liberali europei. E ciò ha impedito la rifondazione teorica del riformismo italiano. Grazie. Grazie. A questo punto ha richiamato i comunisti italiani, c'è uno che si è iscritto al Partito Comunista Italiano nel 59, che ha fatto il direttore dell'Unità, che ha fatto il deputato e il senatore, Claudio Petruccioli. Allora, Fabrizio, non sorprendetevi se non chiamo Fabrizio, ma ci conosciamo dall'università, ormai sono 60 anni. Teniamo una discrezione. Va bene. Fabrizio ha detto che io ero angosciato, ero un po' renitente, perché gli ho detto: ma io che cosa voglio venire a parlare della rivoluzione del 17? Beh, non sono uno specialista. Adesso, dopo l'intervento del professor Petrarca, che poi e il modo in cui mi ha passato la parola Borghini, io dovrei rispondere, diciamo, in prima persona. No, professore, intanto lei è stato lungo e io per rispondere dovrei essere altrettanto lungo, quindi questo lo rinvieremo a un altro momento, ma leggerò quello che qualche aggancio c'è, per carità, anche perché Fabrizio, oltre che ricattarmi, mi aveva anche dato tu hai avuto a che fare, vieni lì e parli in prima persona delle cose che conosci, che ti sono capitate. E questo farò parlando prima veramente in prima persona e poi anche un po' del partito nel quale io ho passato 30 più anni della mia vita da adulto. Stephen Smith, recente storia della rivoluzione russa, così finisce nel titolo, addirittura fissando un periodo che va dal 1890 al 1928, perché questo è il periodo che lui ritiene di dover prendere in considerazione per, diciamo, spiegare e ricostruire e valutare russa, come la definisce, cita, cominciando, Furet sulla rivoluzione francese, laddove Furet dice, beh, diciamo in occasione del bicentenario, nel suo modo, dice la rivoluzione francese è finita. E Stephen Smith commenta, affermazione coraggiosa, in effetti anche io la considero coraggiosa. Affermazione di fine.
adesso lasciamo stare la rivoluzione francese, che poi riprenderò un momento, si può dire la stessa cosa della rivoluzione russa, cioè è finita, che poi è il vero problema. Anche Giorgio La Malfa alla fine ha detto qualcosa che ha a che fare con questa domanda, no? Quando ha detto, certo, era uno stimolo, un interlocutore, un nemico del capitalismo, che però indusse il capitalismo a fare una serie di cose che il capitalismo non ci piaceva, ma negli effetti, mi ricordo che tanti anni fa, discutendo con degli americani, io gli dissi: ma voi siete il paese che ha introiettato più il marxismo, secondo me, al suo interno, perché nel confronto con l'Unione Sovietica, e prima ancora, non solo dopo la guerra, ma prima ancora, perché la grande esperienza del New Deal americano era dominata dal confronto, dalla possibile minaccia di una soluzione diversa. E credo che questo abbia avuto a che fare anche con il commento di Keynes in quella fase, non c'è dubbio, a me sembra. Comunque si può dire la stessa cosa, e conclude Smith dicendo: la rivoluzione russa si contrappose, ecco c'è qualcosa, all'idea che la gerarchia sociale e o la diseguaglianze socio-economiche siano fatti naturali o inevitabili. E questa potrebbe anche rivelarsi, dice Smith, la sua eredità. In effetti questa non è una opinione solo di Smith. In altro modo, per citare due conterranei nostri, uno più vivente, uno vivente, Bobbio e Tronti, Bobbio subito dopo la caduta del muro e la fine del comunismo, Tronti invece recentemente durante in Senato, durante proprio in questi giorni, hanno detto grosso modo che gli ideali del comunismo non sono stati vanificati né soddisfatti, sono ancora lì con una meta da raggiungere, secondo visioni più o meno scatologiche, finalistiche, utopistiche e così via. Ma è vero questo, è vero questo, è vero che l'eredità possibile, mi domando io, e comincio a fare riferimento a me, della rivoluzione russa siano quelle indicate da Smith, cioè il rifiuto praticamente del capitalismo, diciamo, come assetto naturale delle relazioni umane, sociali. Beh no, c'è un'altra cosa, esattamente il tema che stiamo noi discutendo, cioè c'è il tema rivoluzione, c'è il tema rivoluzione. E in effetti la rivoluzione d'ottobre, cosiddetta, chiama a misurarsi con il concetto, l'idea di rivoluzione. Per me è stato così. E Smith, Fourier, citato da Smith, dice: ciò che lo storico scrive sulla rivoluzione, lui parla della rivoluzione francese, ha un significato che precorre il suo stesso lavoro. Prima ancora di cominciare a studiare, a giudicare, ricostruire la rivoluzione, nel momento in cui tu l'affronti, dice, si tratta di una, lui deve dichiarare una sua opinione, ossia dare una forma di giudizio che per esempio, dice Fourier, per chi fa la storia dei Merovingi non è richiesta, perché deve dire la sua opinione sulla rivoluzione e quindi deve definirsi monarchico, liberale, giacobino, cioè l'atteggiamento verso l'evento in sé. Ma questo non vale solo per lo storico, vale per tutti, sicuramente è stato vero anche per me. Allora la domanda: quale opinione mia è stata? Qual è stata la mia opinione? Mi sono chiesto venendo qui. Glielo devo andare a dire. Lascio stare, non intervengo sulle cose storiche che ha
questo è il nocio. Qual è il mio nocio? Quindi devo dire la risposta, vi assicuro che è sincera e non vuole svicolare, ma io i conti con la rivoluzione non li ho fatti in riferimento alla rivoluzione russa, li ho fatti in riferimento alla rivoluzione francese, dal punto di vista culturale, dal punto di vista... Quello è stato il... La mia opinione si è fatta rispetto al mio atteggiamento rispetto alla rivoluzione, si è formata su quello, sull'89, non sul 17, e si è formata prima della mia adesione al PC. La rivoluzione d'ottobre, poi tornerò su questa definizione, mi è sempre apparsa come il secondo tempo di un film cominciato a Parigi sul finire del secolo. Un secondo tempo necessario nella storia della modernizzazione. Non sto dicendo che sia una posizione giusta, sto dicendo che... secondo tempo, se volete, appunto necessario, inevitabile, ma di fatto completamento del prima. A questa conclusione sono stato guidato non solo, e direi inizialmente non tanto, da ma da maestri, soprattutto storici, della tradizione liberale, come Umbedeo, come De Ruggiero, e c'entra anche un po' anche Benedetto Croce, anche se poi è scritto ciò che è vivo e ciò che è morto in Marx, perché la visione storicistica del socialismo come completamento della liberazione iniziata con il liberalismo, beh, questo c'è in questi autori che io ho. Quindi ovvio che ci dovesse essere un secondo tempo della rivoluzione che avrebbe dovuto coronare la prima, che restava comunque l'inizio della modernità, e quindi questo ancoraggio alla rivoluzione d'ottobre come ancoraggio alla rivoluzione francese, come ancoraggio all'illuminismo e poi alle libertà civili e politiche, è anche un vincolo della mia, come si può dire, adesione al secondo tempo, una limitazione. E qui sì, i conti con la rivoluzione sono dunque i conti con quella francese, sono stati per me, a cominciare anche dal terrore, perché il terrore non è che c'è solo la rivoluzione d'ottobre, c'è come la decapitazione o la fucilazione dei leader, lo scontro, le cose. Quindi sembrava proprio una, come si può dire, quello è il modello della rivoluzione. E quella, non dico che questo sia un itinerario comune o il più diffuso tra quelli che hanno aderito al PC nell'era repubblicana, anzi, se poi io devo storicizzare la mia visione, perché io sono d'accordo con il giudizio che ha dato il professor Petracchi sul 56 come data periodizzante anche della storia del PC, un giorno, se capiterà, professore, affronteremo questo problema. No, ma io condivido molto questa. Lei ha detto una frase forte, ha detto: con il 56 il PC ha finito la sua funzione. Beh, io ho scritto delle cose che, sia pure in modo meno aspro, tuttavia esprimono un giudizio storico vicino a quello che è. Io, per esempio, ho scritto delle cose in cui sostengo che nel 56 il Partito Comunista Italiano ha perso gran parte la sua funzione nazionale, che invece aveva ancora mantenuto, sia pure durante il periodo aspro della guerra fredda, perché nell'Italia, tu addirittura, Giorgio, l'hai fatta arrivare all'epoca, retrodatare all'epoca della possibile saldatura fra azionisti e socialisti, per fare una sinistra di governo, diciamo, no? Per usare un'espressione
Sicuramente a metà degli anni 50 in Italia, l'Italia aveva, dico, completato, avviato con successo la ricostruzione, in cui c'era, avviavano, prendevano consistenza processi di innovazione culturale e così via, maturava il bisogno di una sinistra di governo per una competizione politica aperta, diventava una necessità nazionale, e il Partito Comunista Italiano, per restare vincolato al rapporto con l'Unione Sovietica, si sottrasse a questo. E quindi, come vedete, il mio giudizio è molto, ripeto, sono cose che sono già reso pubbliche scrivendo, non è che le dico adesso. Non dico che sia stato l'itinerario di tutti, però questo con la del rapporto con la rivoluzione, attraverso la rivoluzione francese, è stato di molti, forse intellettuali. Per esempio, mi ha molto colpito, leggendo i diari di Bruno Trentin, che proprio in quei diari lui il confronto è addirittura ossessivo con la rivoluzione francese, con Robespierre, con i suoi cose. Quindi anche l'ho trovato molto significativo. Questa esperienza o inclinazione personale introduce tuttavia una questione più generale, rapidamente una conclusione. La rivoluzione del 17 è stato l'evento più citato e celebrato del secolo scorso, ma è anche forse uno dei meno conosciuti. Io, per esempio, prima di leggere per colpa di Fabrizio, per venire qui, questo libro di Stephen Smith, che è un libro molto utile e fatto bene, beh, insomma, anch'io avevo letto la rivoluzione francese russa attraverso i trotskisti, Trotsky, Deutscher e Kahn. I fatti c'erano, ma insomma era tutto molto, tutta una lettura molto ideologica, per non dire poi, diciamo, degli storici ufficiali sovietici. E questo risulta, voglio fare solo questa osservazione, in una maniera più lampante, già dalle definizioni. Rivoluzione d'ottobre, no, non è ha ragione. La produce, l'ha detto benissimo Strada nelle prime righe della sua cosa. In quel giorno, 7 novembre, giunto, in quelle cose ci fu la presa del potere bolscevico a Pietrogrado. Questo fu. No. Guarda, a Mosca non lo sapevano neanche. Insomma, adesso non fatemi fare comunque, perché la rivoluzione, dopo quella del 5, la rivoluzione del 17. Scoppia l'8 marzo del 17 con la grande Maria del Colle, e dopo un mese neppure l'imperatore si dimette, quindi diciamo l'impero non c'è più a marzo, c'è l'abdicazione dello zar. La rivoluzione viene definita sovietica, no, non è vero, la rivoluzione, quella rivoluzione non è stata sovietica. Ci sono stati i soviet, tanti soviet, prima, perché i soviet sono stati costruiti durante la guerra, sono dilagati durante quella che viene chiamata la rivoluzione di febbraio, ma hanno avuto delle fasi storiche diverse, come ricostruisce bene e documenta Stephen Smith. Una prima volta, già durante la prima rivoluzione del 5, i soviet nascevano per difetto in nome di un principio, come si può dire, liberal democratico, contro i limiti della rappresentanza della Duma, dove erano rappresentati solo certi ceti e non altri. E allora i ceti esclusi esprimevano una loro rappresentanza nei soviet, votando per dei partiti. E c'è stato tutto un periodo della storia russa nella quale il problema era il rapporto di potere, diciamo, fra la Duma e i soviet, che il dualismo di poteri, che però non era
per rompere, era per cercare molti, da parte di molti, eccetera, eccetera. Poi nei soviet c'è stato il pluralismo, e infine c'è stata una soppressione del soviet, tranne che nel nome. Era stata la Repubblica Sovietica, ma i soviet non avevano più niente a che fare con quelli che erano i soviet. E questo non è solo Stalin, scusate, io proprio nel libro di Smith ho trovato questa citazione che è impressionante, di Zinoviev al 12° congresso, aprile 1923, Lenin è già malato, cosa però ancora è vivo, perché morirà poi a gennaio dell'anno successivo, e questa, lui interviene e dice: è impossibile essere d'accordo con l'opinione paradossale secondo cui il presidium del Comitato Centrale Esecutivo, CCE, dei soviet esercita lo stesso ruolo per i soviet del Comitato Centrale che esercita il Comitato Centrale per il partito. È totalmente sbagliato questa idea. Il Comitato Centrale è il Comitato Centrale sia per i soviet, sia per i sindacati, le cooperative, le autorità regionali o l'intera classe operaia, dice Zinoviev. Il suo ruolo decisivo consiste proprio in questo, leggetevi forte, nell'esprimere la dittatura del partito, non del proletariato, la dittatura del partito. Siamo a aprile del 1923, certo, era successo tutto quello che era successo, lasciamo. La rivoluzione bolscevica è diventata bolscevica dopo. Noi possiamo chiamare la rivoluzione bolscevica perché questa dittatura del partito è stata costruita dai bolscevichi, dal punto di vista russo e vicino. Finisco sul tema il PC e la rivoluzione del 17. Ha detto tante cose importanti che però non considero in contrasto con queste mie modeste osservazioni, possono essere considerate professor Petrarca. Lascio stare le origini, io. Ma sulle origini mi sembra che si possa solo dire che in termini storici ci fu, anche perché c'entra intanto la guerra, all'inizio del dicembre del 17, al terzo. All'inizio del 14, quindi all'inizio del quarto anno di guerra, di quella guerra lì, ci fu una ventata generale. Una ventata generale fatta di tante cose. Stavo citando l'intervento di Turati, l'intervento storico al congresso di Livorno. Capacità, un giudizio storico che è stato dimostrato dai fatti. Ma lui a un certo punto, Turati, dice: non vi rendete conto che lì non si sta realizzando l'ideale libertario del comunismo? E togliate, è Turati che parla di ideale libertario del comunismo. Mentre questo il Partito Comunista d'Italia, allora fu fondato il 21 gennaio del 1900. Ricordando le cose per prepararmi un po', per riflettere un po' per qui stasera, scopro che la strage, perché così deve essere chiamata, di Crosta è dei primi di febbraio del 21. Ho detto: toh, il primo regalo che i bolscevichi hanno fatto al neonato Partito Comunista d'Italia è stata la repressione di Crosta, che naturalmente è la negazione di libertà, non solo del comunismo, ma di qualunque genere. Ma la ventata generale a cosa era dovuta allora? Era dovuta agli stessi bolscevichi di Lenin, lo stesso Lenin, secondo me, osarono quello che osarono in quel momento,
nella convinzione che in Russia cominciava la rivoluzione mondiale, o almeno la rivoluzione europea. Di questo erano assolutamente convinti, perché altrimenti non gli sarebbe venuto neanche in mente. E che questa rivoluzione fosse inerte, fosse cominciata e così. E veniamo, lascio la cosa, vengo invece alla Repubblica. Vengo alla Repubblica e lì, Fabrizio, il prestigio dell'URSS nella fase post-bellica è dovuta, c'entra di nuovo la guerra. La ripresa della grande guerra mondiale, e ormai le due guerre mondiali le leggiamo in un processo unico, che segnò la prima metà del secolo scorso, che si concluse con la sconfitta del nazismo. Ora, la Russia era considerata una forza decisiva, avesse dato un contributo decisivo, come ha dato, della sconfitta del nazismo, tanto più poi sentita in un paese in cui c'era stato il fascismo in Italia. Di qui il suo prestigio, il suo fascino anche. E un fascino, una forza di attrazione. Ecco, questa è la cosa che voglio dire, in termini che a mio avviso, che io ho verificato nel partito, in alto, in basso, fra i dirigenti, fra i militanti, fra gli elettori. Fondata su che cosa? Sulla potenza, non sul modello, sulla potenza, sul fatto che quella potenza era necessaria per la realizzazione di un qualunque progetto che si volesse, non ti potevi isolare da quella, potenza. Il legame di ferro non fu tanto ideologico, fu storico-fattuale. Fu storico-fattuale. Per quanto valgano i miei ricordi, il filosovietismo come modello era assolutamente minoritario nel Partito Comunista Italiano, anche fra i vecchi cosiddetti stalinisti. L'idea che si potesse o si dovesse fare come in Russia era affidata alla canzone, noi faremo come la Russia che si cantava nei trani quando si andava a cosa. Ma non. Semmai, la metafora che traduceva meglio questo sentimento diffuso era quella che usò Franco Rodano dopo lo strappo, quando disse: noi possiamo guardare più lontano di loro perché noi siamo seduti sulle spalle del gigante. Come capite, è di nuovo il concetto di potenza che rimane fuori. E del resto questo qui è termino, questo non era un concetto, è una cosa che io trovo diffusa solo fra i comunisti, ma fra molti. Gente, io già dico i nomi perché sono persone molto note, ma io diciamo a Milano mi è capitato più di una volta di trascorrere qualche serata durante i 30 anni che sono stato in quella città con dei banchieri, erano tutti filosovietici in nome del concetto di contrappeso. Lo erano, polemizzavano con me, che diciamo ero. Ma tu non ti rendi conto che senza quella non ci sarebbe contrappeso? Ed era gente che conosceva il mondo, ed era, forse era anche legato, professore, alla tradizione della politica italiana che lei ha citato, ma io ne sono testimone. Per quanto riguarda la mia società, quindi il legame fortissimo di ferro è infrangibile. Per quanto riguarda il socialismo, ma il tema che riguarda l'aspetto di potenza, perché per quanto riguarda il socialismo, questo lo fa Fabrizio, facciamo un altro commento. Io a questo tempo, se lo fai, vengo molto, molto piacere.
Beh, il PC ha cominciato a cambiare, per quanto riguarda la via del socialismo. Per cominciare a dire, il PC è stato caustiano, non leninista. Perfino il dogma dell'unità del partito organico, che pure è un punto di contatto con Lenin, Lenin, Gramsci e così via, così ritrova negli stessi termini un caso. Il punto vero di diversità fra Kautsky e Togliatti è il rapporto con l'URSS e con la rivoluzione d'ottobre, perché dopo un momento di cautela, sapete, Kautsky disse no, disse come Durante. Dite, beh, ma quella era prima della rivoluzione. La vera differenza è un giudizio sull'URSS, su quello che rappresentava l'URSS, se il santuario della rivoluzione, sia pure solo in termini di potenza, in retroterra, senza cui non si andava da nessuna parte, o al contrario, una deviazione dal cammino storico del socialismo. Certo che c'è di mezzo il tema della democrazia, ma quel che contava di più era la potenza. Anche la consapevolezza dell'importanza della democrazia, che può essere considerato strumentale in Togliatti e così via, che certamente non lo era in Kautsky, ma che comunque non è stato mai contraddetto, diciamo, nel corso della storia del PC nell'era repubblicana, e veniva sottomesso, come fu sottomesso nel 1956, al vincolo della potenza. L'URSS non potesse essere un modello per assenza di democrazia, era praticamente ovvio anche per il militante più stalinista del PC. Che fosse possibile distaccarsene rinunciando alla potenza sembrava un'idiozia, un'abdicazione del capitalismo. Questo è quello che io posso testimoniare nel periodo in cui ho vissuto quella storia, che poi del resto ognuno di voi conosce e poi in un modo privato. Grazie e spero. Testimonianze e lezioni di storia, abbiamo imparato tante cose. Concludiamo con Roberto Valle, che è professore di storia dell'Europa orientale, e conclude quindi questa cornice che abbiamo voluto mettere attorno all'argomento della rivoluzione d'ottobre, che poi in realtà è di novembre. 7 novembre, che si conclude, si chiamava ottobre all'epoca, oggi sarebbe chiamare la rivoluzione di novembre. Professore. Grazie. Allora, innanzitutto la rivoluzione di ottobre è un'opera incompiuta, in che senso? Nel senso che fa parte di quello che in Russia viene definito l'imprevedibile passato della Russia, cioè la Russia ha un passato ancora imprevedibile. E questa imprevedibilità riguarda anche l'Europa, perché riguarda l'ambivalenza della rivoluzione d'ottobre, perché la rivoluzione d'ottobre deve essere il compimento di una ideologia nata in Occidente, appunto il marxismo, però nel contempo è stata anche una rivoluzione contro l'Europa. Quindi questa ambivalenza, che per esempio è stata avvertita in primo luogo da Keynes, proprio nelle conseguenze economiche della pace, quando Keynes ha sottolineato questa violenza, ma anche ha sottolineato l'illusione dei francesi di porre a perno di questo cordone sanitario intorno alla Russia sovietica la Polonia, no? Cioè, quindi invece già Keynes aveva, è evidente che ha ragione Petruccioli quando si tratta di una questione di potenza, perché fin dall'inizio la rivoluzione d'ottobre si colloca in quella che viene definita una Machtfrage. Una questione del potere, anche perché la rivoluzione d'ottobre non è stato un colpo di Stato, perché lo Stato non esisteva già da febbraio del 1917, ma come ha detto uno dei primi biografi di Vienna, Valerio Marcu, appunto uno storico rumeno che aveva conosciuto Vienna a Zurigo, quindi aveva una conoscenza diretta. E, diciamo, il potere in quel momento, da febbraio ad ottobre, era un res nullius, proprio nel senso del diritto romano, un vuoto che chiunque poteva occupare.
politica e diciamo all'ordine del giorno di questa flaga, di questa questione appunto del potere, non c'era la democrazia, questa è una baglia occidentale, no? La New Europe, nella, questa rivista importante appunto che è stata fondata da, tra l'altro da Sito Watson, quindi uno storico dell'Europa orientale, quando ci fu la rivoluzione di febbraio disse appunto che praticamente la rivoluzione di febbraio completava la rivoluzione francese. Diceva la libertà all'Inghilterra, l'uguaglianza alla Francia, la fraternità alla Russia. E diciamo che anche Hollande è stato, diciamo, lo storico che ha fondato la cattedra di storia della rivoluzione francese, disse appunto che c'era una trasmigrazione della rivoluzione 1776 gli Stati Uniti, 1789 la Francia, 1917 la Russia. Cioè quindi praticamente anche la rivoluzione diciamo si fece 1949 la Cina. No, la trasmigrazione della democrazia. Sì. Questo fu un abbaglio perché invece si trattò appunto della competizione tra tre opzioni dittatoriali. Tutti dimenticano Cornilo, perché oggi è molto di moda in Russia, l'idea di Cornilo, è combattere il male con la forza, no? E Kornilov, diciamo nell'agosto del 17, tenta la propria opzione, che era la dittatura nazionale. Quindi si trattava di tre opzioni dittatoriali, una dittatura, un autoritarismo democratico, quello di Kerensky, il primo amore della rivoluzione, la dittatura nazionale di Kornilov è appunto la dittatura del proletariato. Quindi secondo me, alla luce di questo quadro, bisognerebbe ripartire da una domanda che è stata posta da Gergiev, ex marxista legale, che il 19 settembre del 17, nel suo articolo, e si domandò, pose una suspense interrogativa ancora valida oggi, c'è stata che fosse una rivoluzione? Cioè, secondo me bisognerebbe ripartire appunto da questa domanda, anche perché diciamo così, Gerdiaev è il primo che ha anche intuito il fatto, poi una tesi ripresa da Ron e anche da altri, che il bolscevismo era sì una trasfigurazione del tradizionale nichilismo russo, non bisogna dimenticare il tema del nichilismo, ma era anche in un certo senso una religione politica. E questo lo aveva intuito anche Keynes, quando Keynes dice come mai diciamo, nel mondo capitalista c'è il benessere pure i giovani transitano verso il comunismo. Perché in ogni caso il comunismo è un'idea romantica rispetto al benessere. Tante volte diciamo così, si può fare per gli ideali e il benessere invece viene trovato appunto noioso. E quindi diciamo. E ponendosi questa domanda di Gerdiaev, appunto, tra l'altro Gerdiaev era stato un marxista, quindi conosceva bene queste tematiche, bisogna innanzitutto vengono alcuni nodi risolti, cioè la rivoluzione d'ottobre innanzitutto non fu una rivoluzione russa, nel senso di rivoluzione nazionale, ma fin dal suo esordio si pose una prospettiva paneuropea mondiale, cioè quindi questo è. Non fu una rivoluzione socialista, perché sorse da uno scisma all'interno della Seconda Internazionale. Importante per capire questo è dopo la presa del potere di Lenin e la polemica tra Trotsky e Lenin da una parte e Kautsky appunto dall'altra. Non a caso Lenin definì appunto proprio sulla questione del terrore, no? E sul terrore e il terrorismo e il comunismo appunto di Kautsky. E impose anche Trotsky fosse la centralità del terrore, tra l'altro non nella direzione appunto della rivoluzione francese, ma in un'altra direzione, perché in questo c'è una tradizione specificamente russa. La rivoluzione russa è nata, secondo il maestro vero di Lenin, cioè Chernyshevsky, è nata nel 1861 come risposta al fallimento della riforma agraria. E la rivoluzione si pone, diciamo così, nel senso della purificazione della società. C'è un termine russo, chist, purificare. Quindi questo è molto importante. Cioè, quindi
questo scisma è uno scisma russo che pretende, tra seconda e terza internazionale, che però pretende di essere mondiale. E quindi praticamente la Russia si pone prima come terza Roma, come impero redentore ai tempi dello zar, adesso si pone appunto come un nuovo stato redentore dell'umanità. Cioè questo è molto importante. Il terzo elemento sostanziale resta intorno alla questione del comunismo, di cui parlava prima Petruccioli, intesa sia come forma perfetta e definitiva della società, sia come movimento politico mondiale, appunto, che si è identificato con la terza internazionale. Quindi, al di là dell'ipertrofia dell'attualità di cui viviamo oggi, carente di cultura storica, tra l'altro, la rivoluzione va interpretata appunto nella prospettiva dell'inattualità, quale rovesciamento appunto della cristallizzazione che fu in Crescenzo il Gramsci. Di questa cosa della cristallizzazione che fu in Crescenzo, la cosa del primo Gramsci, proprio nel 1917, quando disse appunto che se la rivoluzione russa fosse diventata un mito, un'utopia, diventava una forza non rivoluzionaria ma reazionaria. Cioè, Gramsci dice questo già nel 17. Allora, l'indipendenza del Tantengo sovietico, la rivoluzione russa è stato un mito fondatore, cioè come prima ipostasi del regno di Dio del proletariato, ed ha avuto una valenza scientifica e dà l'origine appunto della mitopoiesi bolscevica. Quindi, al di là della fantasmagorica scientificità del marxismo leninismo come scienza appunto della rivoluzione, il mito della rivoluzione d'ottobre ha avuto una valenza sorelliana, cioè quel mito di Sorel, a caso Sorel ha scritto un saggio, cioè per Lenin, in cui dice, diciamo, siccome lui è stato accusato di aver influenzato Lenin, dice di non aver influenzato, però infine, alla fine però è contento della visita derivazione. Quindi perché il mito soreliano? Perché la rivoluzione d'ottobre è stata un catalizzatore della mobilitazione totale delle masse. La forza d'attrazione del mito della rivoluzione d'ottobre consiste nella sua inconcludenza, è chiaro? Cioè nella ineffabilità di una realtà rivoluzionaria che ha cercato di liberarsi della storia, transitando incessantemente verso qualcosa di inaudito. L'edificazione permanente è appunto l'Unione Sovietica, è stato un cantiere permanente, cioè un'edificazione permanente, fino alla perestroica, appunto si viene alla ristrutturazione, no? Cioè, anzi, diciamo, nel 1987, celebrando appunto il 7 novembre del 1987, celebrando il 60° anniversario della rivoluzione d'ottobre, appunto, Gorbaciov sostiene che la rivoluzione continuava, cioè che crede che la rivoluzione d'ottobre aveva bisogno di un compimento democratico, anche all'interno del PC, anche diciamo del comunismo democratico, insomma, no? Dell'idea appunto del comunismo. Cioè questa è la particolarità, fino alla sua scomparsa, cioè il leitmotiv della vicenda sovietica è stata l'edificazione permanente dell'Unione, Sovietica. Anzi, diciamo, con la perestroica si disse appunto che la democrazia, il comunismo democratico era l'entelechia, cioè il fine ultimo della rivoluzione d'ottobre, che c'era stata questa deviazione appunto staliniana. Quindi, anche se appunto la perpetua edificazione del socialismo non ha condotto alla parigenesi del mondo, ma alla scomparsa appunto dell'Unione Sovietica. Infatti, uno scrittore evidente di cui Putin voleva far bruciare i libri di Lenin, ha detto che l'Unione Sovietica è stata migliorata appunto che ha cessato di esistere quale unico Stato al mondo capace di raggiungere il Nirvana, cioè l'unico Stato che ha raggiunto il Nirvana. Per alcuni, non solo in Russia ma anche in Italia, la rivoluzione d'ottobre è stata un varco verso il futuro, forse appunto perché Lenin con un balzo di tigre nel futuro addirittura si proiettava nel XXI secolo. Oggi, no? Quindi diciamo la genealogia mitico-utopica ha germinato una serie di mitologemi, cioè il primo appunto è il mito fondatore della rivoluzione d'ottobre come prima ipostasi, primo fondamento della legittimazione storica della Russia sovietica. Questo mitologema non è monolitico, esistono almeno tre ottobre,
cioè quello di Lenin, quello di Stalin e quello di Trotsky. Dato una curiosità, quello più longevo è proprio quello di Trotsky, perché diciamo, il neoconservatorismo americano nasce dall'idea della rivoluzione permanente, cioè all'epoca di Bush figlio, gli interventi in Iraq e anche il fomentare le rivoluzioni colorate, così dispregiativamente chiamano i russi lo spazio post-sovietico, ha un'origine troschista, perché i neoconservatori non sono nati negli anni 80-90, ma sono nati negli anni 60 e hanno aderito prima al programma di Reagan per la parte dell'Unione Sovietica, quindi erano ex trotskisti. E quindi, diciamo, la rivoluzione permanente è transitata dal comunismo alla democrazia. Cioè, sui neoconservatori, per franco, non hanno un corso, diciamo così, ma, diciamo, come vedete, tanto è vero che Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha definito, diciamo così, la Russia con potere nel XXI secolo come una potenza conservatrice contro l'internazionale rivoluzionario globale, che si richiama appunto alla rivoluzione permanente di Trotsky. Quindi, almeno in questo senso, l'ottobre di Trotsky è ancora vivo. L'altro mito importante è il mito superministico del rivoluzionario di professione come impresario di catastrofi storiche e geopolitiche. E un altro mito è il mito della dittatura del proletariato come istituzione fondamentale che garantisce la libertà impedendo colpi di mano di ignoranze faziose, sistema democratico. L'altro mito importante è il mito dell'Unione Sovietica come inedito modello di società e padre del socialismo, appunto che con la sua confinatezza avrebbe compreso il mondo intero. Infine il mito del Rus, che richiama anche Petruccioli come grande potenza globale, capace di contrastare a livello planetario l'egemonia imperiale appunto degli Stati Uniti. Cioè, quindi, diciamo così, in ogni caso, dal mito della rivoluzione d'ottobre al mito dell'idea dell'Unione Sovietica come grande potenza, circola proprio l'idea della Machtfrage, l'idea appunto del potere. E infatti, diciamo così, oggi ci troviamo di fronte a una sorta di ipertrofia dei paradigmi storiografico-ideologici che sono stati formulati appunto sulla rivoluzione, sulla rivoluzione d'ottobre. Anche perché, diciamo così, non valgono più, secondo me, né il paradigma storiografico si richiama ad una idea ormai diciamo sentita del totalitarismo, quelle alla principi, diciamo, né tantomeno il paradigma formulato da Nolte, cioè del bolscevismo come unica causa della guerra civile europea, né vale, diciamo, il paradigma dell'illusione comunista forgiato da Führer, né la tetragonia complottista e stop, appunto, di Paes. Secondo me, appunto, diciamo così, bisogna ripartire dall'idea formulata in parte da Denoncia, ma soprattutto da Vittorio Strada, l'idea del suicidio originario della rivoluzione e delle eterogenesi dei fini della rivoluzione stessa, anche perché la rivoluzione russa inizia nel 1861, ha una lunga storia che non è quella raccontata da Venturi, cioè che era un fantasma del pensiero politico europeo occidentale, ma è nato, diciamo così, in qualche modo come alternativa. Cioè, se voi vedete il dibattito dell'Ottocento, cioè qual è il centro della rivoluzione? Il dibattito fra Michelet e Herzen. Herzen già parlava appunto della Russia come centro alternativo della chance che avrebbe salvato anche l'Europa, appunto. Quindi questa è una storia, mentre invece, diciamo così, perché Lenin ha vinto? Perché Lenin è stato uno dei più importanti polemologi della, diciamo così, della storia del Novecento. Cioè Lenin, riprendendo da Clausewitz l'idea che la guerra è un camaleonte,